Se siete stanchi di realizzare ogni anno le stesse fotografie piatte e senza spessore, guardate questo video fino alla fine perché oggi vi svelerò alcuni piccoli trucchetti che utilizzo di frequente per realizzare le mie foto di Halloween. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Come avete potuto intuire dal titolo e dalla presentazione, questo è un video a tema Halloween, visto anche il giorno in cui ho deciso di farlo uscire. Oggi parleremo di come realizzare delle foto a tema per questa festa. Ovviamente ci saranno un po' di cliché perché è inevitabile, perché i mostri, lo sappiamo, sono sempre quelli, però cercherò di farvi vedere qualcosa che ho realizzato gli anni passati in modo da darvi qualche spunto per non fare sempre le solite foto di Halloween. Per chi avesse trovato il mio canale per la prima volta, questo è un canale che tratta i temi della fotografia, videomaking e design, per cui se questi sono argomenti che ti interessano, il bottone iscriviti è qui sotto e io vi aspetto tutti quanti nei commenti per farmi sapere se avete già provato a realizzare qualcosa di simile a quello che vi farò vedere in questo video, oppure se intendete provarci per la prima volta proprio quest'anno. Vi consiglio anche di guardare il video fino alla fine perché le prime foto saranno più facili e andremo via via a incrementare il livello di difficoltà. Molto bene, cominciamo a dire una cosa e mentre ve la racconto vi faccio vedere delle immagini di uno shooting che ho realizzato nell'ormai lontano 2014, quindi non sono assolutamente foto nuove. Ci tengo a precisare che tutte le immagini che vedremo oggi sono state realizzate con Canon EOS 6D, quindi una fotocamera full frame che è considerata una entry level ma che a me piace molto, produce delle immagini pulite con degli ottimi colori, assolutamente spendibili in ambito professionale, per cui le immagini che vi faccio vedere oggi sono tutte scattate con 6D e quasi tutte, forse credo proprio tutte, scattate con il 2470 f2.8 serie L. Come potete vedere si tratta di una delle rare volte in cui anch'io ho scattato in verticale. Stiamo vedendo delle fotografie realizzate in una location particolare perché si tratta di una struttura abbandonata. Un tempo era accessibile con un paio di accortezze, adesso vi devo dire la verità, non so nemmeno se sia ancora più in piedi o se l'abbiano demolita per costruire un campo da golf o un centro commerciale, ma una volta in Lombardia e dintorni esistevano diverse di queste situazioni dove era possibile entrare un po' alla spicciolata per realizzare fotografie. Devo dire che raramente mi sono trovato male in questi contesti perché si arriva sempre lì e si trovano altri colleghi fotografi che sono lì con cavalletto e luci per fare grosso modo le stesse cose che siamo lì a fare noi, quindi è un contesto abbastanza tranquillo e sicuro perché c'è sempre compagnia. Quindi ovviamente la prima cosa per cercare di evadere un pochino da quelle che sono le solite foto noiose di Halloween è la location, e questo ovviamente implica uno spostamento, quindi se vogliamo fare qualcosa di un pochettino diverso dal solito ci vuole un minimo di studio della location e un minimo di fatica per recarsi sul posto. Non è possibile fare delle foto meravigliose stando seduti in cameretta propria. Se stiamo sempre nello stesso posto, come per esempio vedete che io sono sempre seduto qui, il muro alle mie spalle sarà sempre lo stesso a meno che io non usi dei fondali strani, ma non è questo il nostro caso perché noi in queste immagini abbiamo dei fondali molto ampi e soprattutto delle luci vere. La maggior parte delle immagini che vi faccio vedere in questo momento sono scattate con luce ambiente, quindi per renderle ancora più tetre e in qualche maniera più realistiche vengono scattate con un livello di ISO abbastanza alto. Queste immagini sono scattate quasi tutte con ISO tra 600 e 1000, quindi 1000 ISO è una cosa che, per chi mi conosce, è una cosa che oggi non farei più probabilmente. Oggi cercherei una soluzione alternativa per abbassare quegli ISO, però all'epoca, scattando molto run and gun, e questo è un tipo di contesto in cui scattare run and gun ci sta, tendevo ad alzare gli ISO per avere un'immagine magari un pochino più sporca, come infatti non sono pulitissime queste immagini, però in questo contesto ci sta particolarmente perché quello sporco, anche il rumore digitale, contribuisce a dare un look un pochettino più vecchio, se vogliamo, un pochettino più sporco proprio, e si addice molto a questo tipo di immagini perché queste, per quanto siano foto posate, vogliono passare per tutt'altro, vogliono sembrare fotografie dinamiche in movimento. Ovviamente, come potete vedere dalle immagini, qui la fa da padrone il make-up, gli effetti, perché sono effetti ma veri. La maggior parte delle cose che vi farò vedere oggi sono effetti ma veri. Secondo me le cose più potenti che noi possiamo mettere in campo in ambito fotografico oggigiorno sono le cose vecchie, ovvero le cose che si sono sempre fatte, le cose che si facevano una volta. Siamo capaci tutti di mettere il sangue finto sulla faccia con Photoshop, siamo capaci tutti, però non viene così tanto bene. È molto meglio se lo facciamo davvero, è molto meglio se quel sangue è vero. Attenzione, passatemi il termine, non abbiamo ucciso nessuno per realizzare queste foto, quindi il sangue è finto, però è un liquido vero applicato, e in questa occasione c'era una truccatrice che taggerei da qualche parte, però ha smesso di fare la truccatrice, quindi non ha neanche magari voglia di questo tipo di pubblicità, e avevo una truccatrice che si è occupata appunto di realizzare questo make-up a tema zombie e quindi ha utilizzato della carta igienica e del silicone
silicone, io credo, per realizzare queste ferite che poi vanno a essere colorate con dei pennelli, quindi con delle palette di make-up a tutti gli effetti. Quindi è un lavoro di make-up e la maggior parte del lavoro è stata incentrata sul make-up. Infatti credo che abbiamo realizzato un paio di ore piene di make-up a persona per poi realizzare una mezz'ora scarsa di foto sempre a persona. Quindi è stato proprio un lavoro incentrato sul make-up. Per cui make-up e location sono gli ingredienti fondamentali per realizzare delle foto un pochino diverse dal solito, magari un pochettino più, non voglio dire professionali perché stiamo comunque in un ambito ludico o fotoludico, però diciamo che questo non è il tipico selfie davanti allo specchio con il costume da diavoletto, mettiamola così. Come potete vedere in queste immagini, questo luogo abbandonato è stato scelto come teatro per i registi di diversi videoclip, soprattutto per progetti rock e metal, come potete ben immaginare. Io l'ho scoperto proprio in quest'ambito parlando con persone che avevano girato qui. Come potete vedere, questa era una delle mie stanze preferite. Attualmente io credo che sia stato fatto sparire tutto da queste stanze, perché ogni volta che qualcuno entra dà fuoco a qualcosa, ruba qualcosa, sposta qualcosa, e quindi è difficile trovare le stesse cose due volte in un contesto come questo, perché è aperto a tutti e ogni volta che qualcuno ci va brucia qualcosa per fare la sua scena. Io non ho mai dato fuoco a niente, sono assolutamente contrario a questa pratica, però ogni volta che torno vedo che c'è un falò in più e un mobile in meno, quindi purtroppo è così. Per cui credo che questa stanza non sia più disponibile, quindi non la troverete più. Ciò non di meno, quando noi siamo entrati, francamente mi sono sentito un attimo stringere lo stomaco, perché abbiamo trovato questa stanza piena di materassi che sembravano il teatro di un mattatoio. Sicuramente qualcuno aveva girato un videoclip horror lì prima di noi, avevano sparso sangue finto dappertutto, e quindi io contavo di fare una scena semplicemente in questa vecchia stanza con i materassi tutti distrutti. Invece abbiamo trovato anche il sangue, per cui queste immagini non sono neanche merito mio, ma sono merito del regista che ci ha preceduto. Tutte queste immagini che vi ho fatto vedere hanno praticamente zero post-produzione, nel senso che sì, c'è stato uno sviluppo digitale che ha previsto un po' di eliminazione del rumore, ho messo una vignettatura anche abbastanza pacchiana perché volevo un effetto abbastanza old, e vi ho fatto vedere gli export originali del 2014, quindi non ci ho rimesso mano. Sicuramente se ci rimettessi mano oggi farei qualcosa di più sul colore, toglierei quella vignettatura, ne lascerei pochissima, veramente pochissima, e lavorerei un pochino sul colore per fare qualcosa di un pochino più moderno, ma io vi ho fatto vedere gli export originali del 2014, quindi con l'intenzione originale con cui erano state realizzate. Sicuramente oggi, con la diversa esperienza che ho maturato, le esporterei in un'altra maniera, e non è detto che io non faccia un video proprio su questo in futuro. Lasciatemi sapere in un commento se siete interessati a vedere un edit before and after di quello che è stato fatto nel 2014 e quello che farei invece oggi su queste foto di Halloween. Passiamo al prossimo scatto. Qui vi faccio vedere un'immagine sola, perché questa è una fotografia estratta da uno shooting con la mia amica Erika Molinari. Vi lascio il suo canale in card perché ha un canale di YouTube molto interessante. Non è detto che vi piaccia quello che fa, perché se seguite video di fotografia come il mio non è per niente detto che vi piaccia il genere che propone lei, però non vi dico cos'è, così dovete andare a scoprirvelo. Date un'occhiata, secondo me merita. Ora, questa fotografia condivide qualcosa con quelle che vi ho fatto vedere prima, ovvero il make-up, perché qui abbiamo comunque un make-up vero, abbiamo del sangue vero, abbiamo una pettinatura vera studiata per l'occasione e un look generale che era comunque stato pensato per uno shooting a tema Halloween. Quindi quello che condividono questi due shooting è un minimo di preparazione con qualcosa di vero. Tutto il resto però è stato aggiunto in post-produzione, quindi io adesso vi faccio vedere com'è l'immagine originale, che come potete vedere è una foto verticale ovviamente, e questa foto è stata poi composta per creare l'immagine finale. Dunque quello che è stato fatto è stato ricreare un fondale che in questo caso mi ricordo anche che cos'è. Questa qui è Belchite, è un paese, spero di pronunciarlo correttamente, è un paese diroccato, abbandonato, che è stato distrutto durante una guerra ed è rimasto così com'era perché non è mai stato ricostruito. Si trova in Spagna e io mi sono recato lì diversi anni, credo proprio nel 2014, lo stesso anno di questo shooting. La foto di Belchite è stata realizzata ovviamente in Spagna, mentre la foto di Erika è stata realizzata qui, e le due immagini sono poi state unite. La foto di Belchite era diurna, quindi ho applicato dei filtri per renderla notturna, ho sostituito il cielo al di fuori della costruzione perché era un cielo palesemente diurno, quindi ho messo delle nuvole che in qualche maniera sono riuscito ad attenuare. Dopodiché è stata aggiunta la fiaccola, aggiunte le fiamme, un po' di bagliore, un po' di effetti, ovviamente tanto colore blu su tutto quanto per raffreddare la scena. La fotografia di Erika è stata scattata con dei flash, quindi sono stati posizionati dei flash in maniera tale da illuminarla in una maniera abbastanza coerente. Anche questa fotografia non è molto recente,
recente, credo di averla realizzata ormai diversi anni fa. Tuttavia, devo dire che in questo edit mi riconosco ancora abbastanza. Se io dovessi riprendere il file aperto, il file di Photoshop con tutti i livelli, e fare un export adesso, credo che cambierei ben poche cose rispetto a quello che ho realizzato anni addietro, perché questa è un'immagine di cui sono abbastanza contento, ha un grado di complessità che mi soddisfa ed è abbastanza vicino a quello che è il mio stile, ci sono comunque i miei colori, quindi mi piace abbastanza, non la toccherei particolarmente, la lascerei così. In questo caso diciamo che a fare la differenza sono stati di nuovo il make-up, ma anche il fatto di scattare in studio con i flash e soprattutto la post-produzione. Scattare con i flash è molto utile perché soprattutto in un contesto di studio ci permette di stagliare bene il nostro soggetto su un fondale neutro in maniera tale da riuscire a ricavare la nostra silhouette e metterla poi su uno sfondo che a questo punto può essere dei più disparati. In questo caso io ho scelto una scena notturna, il fatto che ci fosse la componente blu mi aiuta ad amalgamare il tutto, quindi faccio meno fatica a fare color correction sui vari livelli perché vado a virare tutto quanto verso il blu lasciando solamente la luce della torcia. E così abbiamo passato in rassegna il mondo degli zombie e quello dei vampiri. A questo punto mi rimane solamente un'ultima foto da farvi vedere, che è forse quella con il coefficiente di difficoltà un po' più elevato per quanto riguarda la post produzione, almeno perché la foto che vi faccio vedere adesso parte da un singolo scatto realizzato in studio. Ovviamente anche qui, come potete vedere, c'è una preparazione molto molto notevole per quello che riguarda il make up, l'abbigliamento e in generale il look della persona ritratta. Successivamente c'è un lavoro anche qui molto molto invasivo di post produzione. Il fondale che vedete è stato scattato in una chiesa abbandonata. Dovete sapere che una volta io avevo il pallino dell'urbex, quindi di visitare luoghi abbandonati per realizzare fotografie. Quella fotografia che vedete sullo sfondo è stata appunto realizzata in una chiesa abbandonata che mi è capitato di visitare anni e anni fa. Era al confine, se ricordo correttamente, tra Italia e Svizzera. La quantità di livelli di overlay e di livelli di regolazione che c'è in questa immagine è una cosa che vi assicuro mi ha lasciato basito quando ho riaperto il progetto. È un progetto veramente immenso perché lo sfondo è stato manipolato parecchio, il sangue che vedete per terra è aggiunto in post produzione, un sacco di cose che vedete sono aggiunte in post produzione, la caverna alle spalle della nostra protagonista è finta, cioè è stata aggiunta successivamente, questa era una chiesa ma senza quella caverna, il fumo che vedete è stato aggiunto, le luci sono aggiunte, sostanzialmente l'intera immagine è un composite di cose che in realtà non c'erano, non c'era assolutamente niente ed è un'immagine che è stata completamente assemblata. Ora io vi porto questi esempi così diversi tra loro per farvi anche notare una cosa: nel momento in cui realizziamo una foto con questo coefficiente di difficoltà sulla post-produzione, noi abbiamo il me stesso del passato che si trova a lavorare magari un 20 minuti per realizzare lo scatto e poi 3 ore per realizzare la post-produzione. Ora, molti di voi staranno pensando, realizzare una foto in compositing per questo tipo di scatti è vantaggioso perché si riescono a fare cose che normalmente sarebbero difficili da realizzare per davvero. Io invece sono qui a mentirvi e vi spiego anche perché. Se io ci ho messo 20 minuti a scattare questa fotografia e poi ci ho messo 3 ore a editarla, mi ritrovo alla fine con una singola foto che mi è costata esattamente 3 ore e 20. Però che cosa sarebbe successo se io invece avessi ricreato per davvero la scena? Ci avrei messo forse 3 ore a costruire tutta quanta la mia scena? È vero, è possibile. E forse ci avrei messo 20 minuti a scattare le mie fotografie. Anche questo è plausibile, ma una volta fatto questo avrei potuto scattarne diverse e quindi con una scena vera mi sarei ritrovato non con una fotografia ma con una decina, magari anche un centinaio di fotografie, con pose diverse, con situazioni diverse, però mettendo in atto esattamente lo stesso tempo effettivo di lavoro. Ora, è vero che per realizzare un set così complicato probabilmente sarebbero stati necessari dei materiali e magari ci sarebbe stato anche da spendere qualche soldo, però secondo me ritrovarsi con un centinaio di foto contro una singola foto fa assolutamente pendere l'ago della bilancia in favore di uno shoot in vecchia maniera, con meno post produzione e più, mi verrebbe da dire, meccanica, più cose vere, più cose realizzate a mano che poi sono lì veramente, che possono essere scattate da angolazioni diverse. Bene amici, questo era tutto quello che avevo da farvi vedere e questo conclude il nostro shooting annuale di Halloween. Questa è la prima volta che faccio un video a tema di questo tipo, quindi fatemi sapere se una cosa del genere vi può piacere, vi può interessare anche per il futuro. Se avete domande su qualsiasi cosa di quello che avete visto in questo video o in altri video, io vi aspetto nei commenti. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo video così mi date una mano con l'algoritmo di YouTube e io vi do appuntamento al prossimo video.